prima di tutto la domanda sul turno di ieri sera, come hai visto, poi dopo parliamo anche del Cesena. Se partite subito con il primo turno ha dimostrato come sarà la Serie B, grande equilibrio, grande agonismo, e partite tutte in bilico fino alla fine, quindi questa sarà la Serie B. Lo sapevamo, è la prima giornata, sono dato conferme. Ti aspetti qualcosa del genere anche domani sera? Sicuramente credo siano, si affronteranno squadre che sono credo tutte e due competitive, quindi equilibrate, quindi credo che sarà un match aperto. Ascolta, dopo aver rotto il ghiaccio alla grande in Coppa Italia, ovviamente la priorità sarebbe partire subito col botto in campionato, creare ulteriore entusiasmo e sfruttare questi 7.000 ed oltre cuori bianconeri. Ok, il Sassuolo deve avere paura di te, del Cesena e della vostra voglia di riscatto, ma potrebbe anche avere paura di questa massa bianconera. Comunque è una carta in più da giocarti domani sera. Sì, sicuramente. L'ha sempre detto, Cesena ha dimostrato che quest'anno ha grande passione e può dare quella marcia in più. Quindi dovremmo essere bravi e fargli capire che dal primo all'ultimo secondo faremo di tutto per provare a vincere la partita, per non mollare mai. E se vedranno questo, credo che ci spingeranno con la forza che hanno. In merito invece alla partenza con Botto e a ripetere ciò che hai fatto vedere in Capitano. Ci piacerebbe continuare su questa strada, ovviamente adesso è campionato, ci sarà ancora più tensione, più pressione da parte di tutte, quindi siamo molto carichi e pronti e aspettiamo di vedere come riusciamo a presentarci anche a questo. Una domanda che volevo fare: hai dimostrato nelle partite di Coppa Italia di studiare moltissimo l'avversario per cercare i punti deboli e anche di modellare la tua squadra su quelle che sono le caratteristiche dell'avversario per fargli male. Che idea ti sei fatto del Sassuolo? Vabbè, Sassuolo credo che è arrivato l'anno scorso terzo, gran parte della squadra è stata confermata. La difesa è quella lì, centrocampo è quello lì, hanno cambiato davanti Sansone e Pochi, hanno confermato Missiroli, Troianiello, hanno preso Pavoletti che sicuramente l'anno scorso ha dimostrato di fare grandi cose a Lanciano e sta dimostrando in questo primo periodo di essere un ottimo giocatore, preso Cattellani, quindi, la grande squadra è una squadra che sicuramente sarà competitiva per vincere il campionato. Un po' l'ago della bilancia di questo Sassuolo Cattellani, potrebbe giocare subito, è veramente un grandissimo giocatore, già inseguito del Cesena in passato. Cattellani sicuramente è un giocatore forte, però non c'è solo lui, sono una squadra estremamente competitiva e il centrocampo e difesa sono anche affiatati, quindi sarà un match bello tosto, io dico quello che ci voleva, è bello partire così contro un grande avversario.